trecciona di pasta brioche da quasi un chilogrammo fatta in casa a mano, cotta in uno stampo da plum cake per avere un'altezza maggiore e anche una morbidezza lateralmente dovuta alla copertura dello stampo. Fatta con un impasto variegato al cioccolato, un sottilissimo strato di crema pasticcera, uvetta e gocce di cioccolato. Quando la vado a tagliare, e che ve lo dico a fare, abbiamo uno spettacolo all'interno: un impasto variegato sottile al cioccolato, un sottile strato di crema pasticcera e abbondante uvetta con gocce di cioccolato. Andiamo a fare questo spettacolo semplicemente a mano. Benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi facciamo una bellissima trecciona di pasta brioche con crema e uva sultanina, adatta ovviamente per la prima colazione o anche in altri momenti della giornata. Io la vado a fare in uno stampo da plum cake per avere una forma un po' più contenuta e lineare. Ovviamente si può fare anche senza stampo. È un impasto semplice, io lo vado a fare a mano in un recipiente, questo d'acciaio. Voi lo potete fare anche in planetaria o con uno sbattitore elettrico. Adesso andiamo a fare prima il lievitino a mano. A cosa serve il lievitino? Il lievitino serve ad anticipare la lievitazione, perché facciamo partire la fermentazione del lievito di birra con una piccola quantità di farina che diventerà tutto un lievito praticamente. In altre ricette, se non l'ho indicato, lo potete fare anche voi togliendo 50, 60, 70 grammi al massimo di farina dalla ricetta e inserite all'interno il lievito di birra con la metà, diciamo 60% di acqua, e quindi farete questo impasto. Quindi andiamo a fare questo impasto così. Quindi sciogliamo ben bene il lievito nell'acqua. Una volta sciolta bene l'acqua e il lievito, lo inseriamo nella farina ed impastiamo il tutto in un recipiente piccolo, o si può fare anche in planetaria o con uno sbattitore a mano. E adesso formiamo la pallina. Dopo che si è impastato bene il tutto, facciamo una croce sopra, così andiamo a vedere bene la lievitazione quando lo mettiamo a lievitare. Mettiamo in un recipiente coperto con pellicola. Aspettiamo che l'impasto deve triplicare il suo volume, più o meno ci vorranno 30-40 minuti a una temperatura ovviamente almeno 20 gradi. Se fa freddo mettete un po' in un forno con luce accesa o a 30 gradi addirittura. Ecco, dopo un po' di tempo l'impasto è quasi triplicato di volume, quindi il lievito è pronto, iniziamo ad impastare. Metto il recipiente. Quindi andiamo a fare l'impasto in un recipiente a mano, inseriamo il latte all'interno del lievito ottenuto, mescoliamo bene il tutto quasi a scioglierlo e poi inseriamo tutti i restanti ingredienti: farina, burro, zucchero, un uovo medio all'interno, il sale e come aroma inseriamo una fialetta di aroma arancia oppure la buccia di mezza arancia grattugiata. Impastiamo il tutto facilmente in un recipiente e poi passiamo il tutto sul tavolo per farlo asciugare. Adesso andiamo a raffinare l'impasto per un tempo indeterminato, ovviamente si può fare anche in planetaria o con uno sbattitore elettrico, fin quando raffiniamo sempre l'impasto, fin quando non diventa liscio e omogeneo a livello di elasticità. Quindi ci vorranno più o meno 15-20 minuti di impasto. Come vediamo, l'impasto dopo 15-20 minuti continui di impasto è pronto. Quando l'impasto è ben raffinato ed è asciutto, è pronto. Prendiamo una terza parte dell'impasto e la facciamo al cacao per dare quel senso, quel rigolo interno alla treccia che mi piace tanto. Allora, questa operazione è facoltativa, potete anche saltarla. A me piace quella variegatura, come vi ho detto prima, di cioccolato all'interno, quindi vado a fare questo pezzetto di impasto, un terzo dell'impasto, con cacao amaro, non necessariamente mescolato bene, va bene anche solo variegato come vedete nel video, e mettiamo a lievitare tutti e due impasti coperti con pellicola. Adesso lasciamo riposare l'impasto per almeno un'oretta. Non c'è bisogno di metterlo, diciamo, in una temperatura calda se già la temperatura ambiente è calda. Se fa freddo lo mettiamo in un ambiente caldo almeno a 20-25 gradi. Dopo circa 2 ore gli impasti sono pronti. Quindi gli impasti sono pronti, sono puntati, non lievitati eccessivamente, e andiamo a stendere in questo modo. Prendiamo il bianco e questo. Quindi io vado a stendere tranquillamente a mano, in quanto molto riposati ed anche lievitati, quindi faccio uno strato di sotto, quello bianco, e sopra vado a mettere quello al cioccolato, che sarà il lato interno. Vado a stendere
fino ad ottenere un quadrato o un rettangolo. In questo caso a me è il rettangolo 35x30. Ottenuto questo rettangolo di 35x30, inseriamo all'interno la crema pasticcera e l'uva sultanina o uva passa. Ricordo che per realizzare la crema pasticcera usata in questo video vi lascio il link in descrizione. Ecco, adesso inseriamo la crema pasticcera, che non è uno strato eccessivo, ma è giusto un filo di crema pasticcera, perché altrimenti nella lavorazione diventerà un papocchio, come si dice, un mappazzone, per arrotolare poi dopo in seguito la treccia. Quindi vado a chiudere in questo modo, a mo' di rotolo, diciamo, vado ad arrotolare dal basso verso l'alto, come vedete nel video, e alla fine vado a punzecchiare con le dita al fine di far attaccare l'ultimo strato con l'intero rotolo. Avete visto, non ho buttato neanche un po' di impasto. Mi aiuto con farina e vado a schiacciare questo rotolo affinché diventa un po' più piatto. E adesso lo vado a dividere esattamente in tre parti uguali con un coltello ben affilato. Questi saranno i tre pezzi da arrotolare per fare la treccia. Fatto ciò, arrotoliamo la treccia in questo modo. Uniamo le tre punte nella parte superiore, ottenendo così, in questo modo, arrotolando, ovviamente non vi posso spiegare questo movimento che sto facendo, basta che vedete il video più volte e vi rendete conto di come ho intrecciato l'impasto. Andiamo a bucare lo stampo. Quindi ho usato uno stampo da plum cake, potete anche metterlo direttamente nella teglia, ovviamente la forma non verrà uguale come vedete nel video, ma verrà più schiacciata ovviamente. Adesso facciamo lievitare la treccia fino all'orlo dello stampo, più o meno ci vorranno 1-2 ore. La treccia è pronta, si può infornare. A questo punto inforniamo il treccione alla temperatura di 170 gradi per circa 35-40 minuti. Centro basso del forno, mettiamo il piano più basso del forno per far cuocere bene sotto. Quindi inforniamo a forno statico nel basso del forno, primo piano in basso del forno, per 30-35 minuti. Forno ventilato uguale, sempre 170, solo che per 30-25, massimo 30 minuti. Dopo il raffreddamento lo vado a sformare. Io vado a lucidare con gelatina a caldo sia per un fatto estetico che per un fatto di mantenere la morbidezza esternamente alla brioche. Quindi per dare una lucidata esternamente o fate lo sciroppo o come me mezza bustina di torta gel con acqua e zucchero facilmente al bollore ed è pronta. Guardate che spettacolo, dà una lucentezza e anche mantiene la morbidezza senza seccare molto il prodotto esternamente. E voilà ragazzi, guardate il taglio che ve lo dico a fare, veramente è una cosa spettacolare, un odore pazzesco. È un ripieno veramente che fa venire la voglia di dare un morso sopra. Guardate, quando vado a tagliare un pezzo piccolo, che adesso vado ad assaggiare, guardate che spettacolo, morbidissimo quando vado a spezzare con le mani. Che dire, è un connubio perfetto con uvetta e crema pasticcera. Di tanto in tanto si sentono le gocce di cioccolato, uno spettacolo.